Orlando Bloom, follie culinarie in Cina, non solo testicoli di toro. Orlando Bloom si trovava in Cina quando gli è stato proposto un menù molto particolare a base di intestino di mucca, testicoli di toro e molte, moltissime altre prelibatezze dal fascino un po' misterioso. Il verdetto epicureo sull'autopasto? Un successo. Orlando Bloom, tra testicoli di toro e faccine di Snapchat. Orlando Bloom è diventato un assiduo frequentatore dei social media, e ama fare cose pazze da pubblicare sui suoi feed, per divertirsi con i fan. L'ultima follia è avvenuta in Cina, quando si trovava a Chengdu per affari ed è incappato in un particolarissimo ristorante dal menù curioso. O meglio, curioso per noi occidentali. Durante il pranzo di Orlando, che per un po' di tempo aveva pensato di diventare vegano, si sono susseguiti piatti quantomeno particolari, tra cui intestino di mucca cucinato all'orientale, molto diverso dalla nostra canonica trippa, e testicoli di toro. Orlando sembra avere qualche difficoltà a masticare l'intestino, che tuttavia incontra sul suo gusto personale e gli fa dire delizioso, anche meglio del precedente. Gli orrori da gustare sono contornati dalle risatine divertite dei commensali e una pioggia di faccine Snapchat che anche Kylie Jenner sarebbe stato un po' a disagio, del resto, Orlando non è mai davvero cresciuto e… Orlando Bloom, che fine ha fatto? Dopo i rumors mai confermati di un possibile ritorno di fiamma tra Orlando Bloom e Katy Perry, l'attore volto di Will Turner, Legolas e molti altri iconici personaggi della cinematografia moderna, ha dato prova di volersi mantenere in forma perfetta con una serie di esercizi mozzafiato. Non si tratta solo di ammirarlo in qualche video su Instagram, dove lo possiamo vedere a torso nudo, in tutto il suo splendore, mentre compie esercizi ed evoluzioni sempre più difficili. È tra un esercizio e l'altro che Orlando dà il meglio di sé. Attualmente, il suo profilo sembra più un luogo dedicato al lifestyle, dove l'attore condivide costolette d'agnello speziate al forno, workout estremi e i suoi viaggi come ambasciatore per l'UNICEF. Basta guardare le sue foto per capire che Orlando ama scoprire nuovi luoghi e incontrare persone così distanti dal suo stile di vita. Voci di corridoio vedrebbero Orlando e Katy di nuovo insieme, ma se tutto ciò è vero dobbiamo considerare che l'annuncio non arriverà prima della fine del tour mondiale di Katy Perry per il suo nuovo album, Witness, che in questi mesi sta facendo scintille tra costumi di scena galattici e una scaletta tutta da esplorare. Che Katy sia o meno accanto a lui. Orlando non può andare da nessuna parte senza il suo fidato cagnolino Migty, uno splendido cucciolo pressoché identico al fotografatissimo Nugget della ex fidanzata popstar che, solo pochi mesi fa, ha fatto infuriare gli animalisti. Meglio non inseguire i koala in Australia, neanche per scherzo è.